felicissime per la riuscita di questa prima iniziativa Ferentino a misura di bambino. Ovviamente sono state delle visite guidate proposte a bambini di età tra i 6 e gli 11 anni e le abbiamo in qualche modo poste sotto forma di gioco, quindi abbiamo inserito anche una caccia al tesoro. I bambini dovevano trovare poi degli indizi disposti lungo i vari monumenti della città. Siamo felicissimi, ovviamente un ringraziamento dovuto anche all'amministrazione comunale e all'assessore alla cultura Angelica Schietro, ma per averci permesso di organizzare questo bellissimo evento. Vi aspettiamo anche domani, domenica 12, alle 16 alle 17:30 e anche in questi orari sabato 18 e domenica 19. Ovviamente Ferentino è la città per tutti, tanto per gli adulti quanto per i bambini, quindi è giusto che anche loro, che sono la nostra nuova generazione, scoprano questa bellissima città e si rendano conto del patrimonio prezioso che hanno tra le loro mani. Allora, la prima giornata sicuramente è andata molto, molto bene, la popolazione ha risposto in maniera più che positiva al nostro invito. Oggi c'erano molti bambini, soprattutto molti concittadini, e questo ci ha fatto molto piacere. È una delle tante giornate che ci aspettano, molto impegnative ma altrettanto divertenti e soprattutto all'insegna della storia e della cultura della nostra Ferentino. Infatti noi ci troviamo qui dietro, non so se si vede, il nostro meraviglioso testamento di Aulo Quintilio che caratterizza la città di Ferentino. Infatti tutti i turisti che arrivano lo possono ammirare già salendo verso la nostra meravigliosa città. E è stato il punto di arrivo di questo percorso, che ha visto protagonisti vari siti della nostra città, tra questo anche il Teatro Romano, insomma la piazza principale, abbiamo fatto anche un excursus delle chiese all'esterno. Insomma, c'è stato tanto da vedere e speriamo che i bambini ricordino con molta gioia questa bellissima iniziativa, che si ripeterà appunto per altri 3 giorni.